ossolanews.it, siamo sempre qua all'87esima edizione della Festa dell'Uva, in un luogo diciamo storico di questa festa, che è il Buck and Pub. Siamo qua con il responsabile del pub, che si chiama il signor Simone. Ciao Simone, Buck and Pub, come mai questo nome? Ma Baccane è il nome diciamo del gruppo folk, i baccani sono la gente di montagna, no? E pub perché comunque è un disco pub, rimane così. Abbiamo tenuto il nome, prima era la pizzeria, adesso abbiamo fatto la Bacan Pizzeria e Bacan Pub, la discoteca. E quindi vediamo che vanno molto anche i cocktail e non solo qua. Ma ti dico una cosa, 3 anni fa la prima volta che abbiamo aperto le birre a fiumi. In questi 2 anni invece i cocktail se la vedono alla grande, sicuramente. E proprio perché i cocktail se la vedono alla grande, quali sono i cocktail che vanno per la maggiore? Beh, chiaramente il mojito è primo in testa, vodka Red Bull, caipirinha, caipirosca, un po' di tutte le qualità, Cuba Libre. Sì? Sì, sì, no, quello più che altro è il mojito, però il mojito fa un pochettino più moda. La differenza. Parlando di mojito, ci fai vedere come si prepara un mojito? Perfetto. Vieni Fabio. Vai Simo, tutta tua. Il lime chiaramente. Lo zucchero di canna. Perché non zucchero normale? Perché il mojito è cubano, quindi loro usano lo zucchero brown, lo chiamano. Lime, il zucchero di canna liquido. Il lime. Un goccio di Sprite. Si può usare la tonica, che sarebbe meglio, ma lo usiamo la spray perché è un pochettino più leggero, un pochettino più dolce, via. E ricordiamo, perché pestare il tutto adesso? Perché si amalgama meglio il tutto. E poi i sapori risaltano molto di più. Perfetto, perfetto, perfetto. A questo punto, chiaramente, la menta, che è l'elemento che si differenzia da tutti gli altri cocktail, e il ghiaccio. Il ghiaccio. Bianco, Bacardi, quello che può essere. E si finisce con la Sprite. Una mescolata. Ho già sete. E se vogliamo fare una cosa fatta bene, ci possiamo mettere anche una fragola, no? Ok. La calluccia. Salute. Salute.